Per parlare di matrimoni gay, perché è al voto un referendum per modificare la legge sullo stato di famiglia. Se passerà la riforma, le unioni omosessuali diventeranno illegali. La corrispondente, il servizio è Carmela Giglio. Un tratto di penna sulla Costituzione per cancellare le famiglie arcobaleno. Il codice civile rumeno già vieta le nozze fra coppie omosessuali, ma questo referendum di iniziativa popolare guarda più lontano, punta a ipotecare il futuro della società contro ogni tentazione di minarne le fondamenta, sostengono i promotori dell'iniziativa. Obiettivo? Un emendamento costituzionale che cambi la definizione stessa di matrimonio, da unione fra coniugi a unione tra un uomo e una donna. Basta con i modelli di importazione occidentale, sia la famiglia voluta da Dio, vanno ripetendo i membri della Chiesa ortodossa in prima linea in una campagna referendaria che per settimane ha battuto città e campagne tra slogan infuocati e striscioni che invitavano gli elettori a proteggere i bambini dai gay. Una campagna benedetta dallo stesso patriarca Daniele che in questo voto vede un atto di fede. Mentre i partiti stanno a guardare, quello di governo, il socialdemocratico, si spacca, sulle barricate sono saliti gli attivisti per i diritti civili, la comunità gay, che invitano a boicottare il referendum che per essere valido deve superare la soglia d'affluenza del 30%. Questa consultazione, dicono, si fa scudo della famiglia per coprire i problemi veri del paese. Serve a offrire un alibi all'omofobia diffusa, alle discriminazioni verso le minoranze, verso chiunque sia bollato come diverso. Migliaia di persone sono arrivate a Riace.